Buonasera a tutti e ben ritrovati a Golden Set ventunesima. Puntata all'indomani dei quarti di finale gara 3 eh, che se la giudica, anche questa la Sierra Susa Wim eh, Perugia contro Rana Verona, ma non solo di questo parleremo di tantissimi argomenti, insieme a me come sempre Marco Cruciani, ciao Marco, buonasera, ben ritrovato. Ciao Federica, ben ritrovata anche a te, sì una puntata ricca come di consueto, come nel, nelle abitudini di Golden Set, è stata una grande domenica sì. di pallavolo. Non solo al Palabarton, eh, ma anche a Cremona, dove la Bartocini Forti ha conquistato ufficialmente la promozione in Serie 1, dunque domenica di grande festa per il Volley Umbro. Eh sì, e quindi da parte di Golden Set eh, di noi i più grandi eh, complimenti, congratulazioni anche alla squadra femminile Perugina e Umbra che è tornata dopo solo un anno ai massimi vertici della pallavolo nazionale. Andiamo subito a presentare però i nostri ospiti. Prima però vorremmo ringraziare anche tutti i telespettatori che puntuali ogni martedì eh, ci seguono, sempre molto attenti, addirittura qualcuno Marco, con carta e penna pronto a prendersi gli appunti. Segno proprio di un grosso attaccamento alla nostra eh, trasmissione che è, è fatta però anche di questi eh, protagonisti che sono accanto a me e accanto a Marco Cruciani. Eh, torna con noi il libero della Sir Susa Vim eh, Perugia, Alessandro Toscani. Buonasera Alessandro e ben ritrovato. Lui non vorrei neanche presentarlo perché temo che fra poco Marco ci ruberà la cartella perché torna sempre e volentieri il grande schiacciatore, ma anche il grande mattatore e ospite della Sir Susa Vim Perugia, il nostro Ole Protnischi, Buonasera, Ole. Buonasera. Grandi ospiti anche da questa parte dello studio. Per la prima volta a Golden Set abbiamo il piacere di avere in studio un grande giocatore che ha scelto l'Umbria per continuare la sua avventura sportiva e non. Abbiamo il piacere dunque di avere qui in studio Goran Maric. Buonasera. E torna a trovarci finalmente dopo qualche settimana di impegni giornalistici diversi da quelli della pallavolo legata a Golden Set. Torna dunque Lorenzo Pelucca. Buonasera Marco, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Lorenzo, bentornato, ci hai ripartito per un periodo in esilio, no? per esigenze ovviamente la nostra emittente non ha potuto eh, starci troppo vicino qui fisicamente, ma ce l'ho sempre stato perché i servizi e il dietro Quando le possibile. quinte eh, ce l'ha sempre curato. Dicevamo giornata importante comunque quella di domenica lo scorso eh, fine settimana perché si giocavano i quarti di finale eh, playoff per lo scudetto. Eh, non lo so Marco, vogliamo dare prima uno sguardo un a, a un'occhiata sì. alla griglia di quello che è successo non solo a Perugia, al Palabarton dove... A lo ripetiamo, la nostra Sir Sus Avim Perugia si è giudicata a gara 3 contro Verona, ma vediamo un po' quello che è successo negli altri campi. Ecco qui i nostri cubetti azzurri che ci dicono che cosa sta succedendo nei quarti di finale. Noi vediamo anche il dettaglio dei risultati delle gare 3. Itas Trentino batte Valza Gruppo Modena 3-0. Dunque qualificata per le semifinali. Cucine Lube Civitanova, Mint Verovolle in Monza 3-2. La Lube riapre la serie e adesso è 2-1 il vantaggio di Monza. Chiude la sua serie, come tutti sapete. La Sirzusa Wim imponendosi al tie break sulla Rana Verona in gara 3. E altra sfida che andrà a gara 4, quella fra Piacenza e Milano, grazie al fatto che Piacenza si è imposta per 3 a 2 e dunque conduce adesso la serie per 2 a 1. Eh sì, però noi torniamo a casa nostra e come al solito, prima di parlare un po' con i nostri ospiti di quello che è successo anche domenica, andiamo a vedere il servizio che ha realizzato eh, a caldo per noi, proprio il nostro eh, Lorenzo, subito dopo la gara di domenica al Palabarton. È stata una gara 3 sicuramente sofferta con una Sir Susa Vimi in controllo sul 16-12 nel terzo set, che viene beffata, involata dalla rana Verona, capace di trascinare la partita il tie-break. Ma alla fine gli uomini di Lorenzetti sono stati bravi a spuntarla e a chiudere in sole tre gare la pratica dei quarti di finale playoff, staccando così il pass per le semifinali scudetto. Davanti alla splendida cornice di pubblico del Palabarton, Perugia parte col piede giusto, a differenza dei precedenti episodi della serie, soprattutto al servizio con ben 8 ace nei primi due parziali il primo set è comunque equilibrato Verona va avanti di un break ma la Sir Susavim resta a contatto nel finale due ace di Keita permettono ai Veneti di allungare sul 17-19 ma dalla linea dei 9 metri risponde Bentara che mette in difficoltà la ricezione dei Veneti e propizia un parziale di 4 punti per i block devils entra Leone con l'aiuto del nastro Piazza che vale il set point chiude proprio Bentara sul 25-22 in avvio di secondo set per Perugia si scatena al servizio, prima con l'Ace di Bentara, poi col turno in battuta di Semeniuk che piazza due ace e consente alla Sir Susavim di andare sul 7-2. Perona ricuce a meno 1 dopo l'errore in attacco di Semeniuk e Lorenzetti ferma il gioco grazie al muro di Bentara. Perugia allunga sul 17-14, poi l'Ace di Plotnitsky e il contrattacco di Semeniuk fanno dilagare i Block Davids sul più 5. Giannelli, eletto MVP della gara, ferma un muro Mozic per il 23-17 ed è proprio un errore del Martello sloveno a fissare il punteggio sul 25-20 in apertura di terzo parziale, Perugia scappa subito sull'8-3. La Sir Susavim respinge un primo tentativo di rimonta, ma quando dalla linea dei 9 metri va a Mosca, la squadra di Stoichev piazza un break di 4 punti e ritrova la parità quota 16. Le squadre viaggiano a braccetto, poi nel finale sale in cattedra Keita, miglior marcatore dell'incontro con 28 punti. Il Maliano prima firma l'ace poi dai suoi il set point. Subito capitalizzato da Mosca che ferma Flavio per il 22-25, rinfrancata dal set vinto, ovvero una parte forte anche nel quarto, sfruttando il turno in battuta di Sani, Lorenzetti inserisce Leon al posto di Semenyuk, Solè per Flavio e poi anche Eld, ma i cambi non sortiscono effetto, Grosdanov piazza l'es del 5-12 che obbliga la panchina di Perugia a giocarsi anche il secondo time-out, la Sirra prova a tornare sotto grazie al muro di Russo, ma si incastra di nuovo quando in battuta Vassani, Leon ed Eld vengono fermati dal muro e l'errore al servizio di Bentara sancisce il 15-25 che rimanda il verdetto al tie-break dove Lorenzetti rimette in campo il sestetto titolare e Perugia reagisce, un rosso a Mozic manda le squadre al cambio di campo sull'8-4 lo sloveno però si riscatta fermando Plotnitsky, poi due punti consecutivi di Keitari portano la rana Verona in parità, squadre appaiate. e gara che va ai vantaggi, il punto del 17-25 porta la firma di Semenyuk, miglior marcatore di Perugia con 18 punti e il 62% in attacco, la Sir Susavim avanza così in semifinale e aspetta di conoscere chi, fra Piacenza e Milano. Sarà la sua avversaria. Palla per Semeniuk, la palla va a terra, Perugia vince. E questo era il boato del Barton. sulle ultime parole di Simone Camardese che ha raccontato questa partita per Volleyballroad.tv. Eh, sulle prime battute Lorenzo del tuo servizio, Ole aveva subito eh, qualcosa da ridire, tutto sommato non è stata poi così complicata? Qual è la sofferta, non, non, è, non gli è piaciuta la parola sofferta? No, abbiamo solo regalato noi, mi sembra, ma in generale, cioè, meno male che siamo preparati per tie break perché in tie è così, quindi normale, una cosa normale, solo che abbiamo lasciato noi, eh, in terzo set abbiamo forse, non so, sconcentrati, stati un po' per due o tre palloni, poi loro è svegliato, quarto set abbiamo lasciato, ma meno male che, diciamo, sofferta. Beh. Ti è piaciuta di più perché è stata... Così sofferta o magari un bel 3-0, dai, dillo perché no, 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 dici no, che no. non è stata sofferta. Ah, che 3-0, 3-2, non è che per punti giochiamo, giochiamo per vittorie e basta. Quindi, cioè, buono così anche. Abbiamo lavorato, abbiamo stato in difficoltà, poi dopo abbiamo ritornato. Boom, cioè, buono, ci serve un po'. Ci serve, sei d'accordo, Alessandro? Serve una vittoria così più sofferta? Probabilmente eh, porta un. È stato meglio 3-0. <ride> <però. ride> Ci stiamo abituando ai playoff, diciamo, dai, almeno ci abituiamo per la semifinale che secondo me ne vedremo parecchi di tie break. E riportate paro paro quello che vi dice coach Lorenzetti, sì. perché lui l'ha dichiarato, no? Ma a voi te quasi lui è preparato già da due settimane, si sta dicendo in ultime interviste, cinque interviste forse, che in playoff, tie break è normalità, quindi... Cioè, tutto bene. Noi, abbiamo... noi prepariamo per questo, poi dopo cioè, vediamo come... Se possiamo chiudere, vincere un po' prima di tie break o qualcosa così, cioè meglio. Ma dobbiamo sta stare pronti per, per quelle partite lunghe proprio. L'importante è portare a casa il risultato. Lorenzo, vai, 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 Marco. Che partita è stata? Una partita nettamente dai due volti, no? Eh, forse, probabilmente. Adesso, al di là della la simpatia di Ole o anche di, di Alessandro, insomma, dall'esterno è stata una partita fi fino a metà del terzo set. e... Un'altra partita, ringraziato Dio, poi comunque il risultato è andato eh, a nostro favore la seconda parte, insomma, no? dall'altra metà del terzo set in poi. Ma la sensazione sia che diciamo, qualcosa non ha funzionato più che altro sul finale di terzo set, no? perché comunque la Sierra era abbastanza avanti, era abbastanza in controllo, poi merito sicuramente anche Verona. a Verona. Eh, perché insomma sono cresciuti molto soprattutto in battuta anche in attacco quindi è chiaro che lì magari no comunque la fine della Sierra il terzo l'ha perso in volata perché comunque ha perso 25 22 era avanti un paio di palloni eh, ci, ci può stare il quarto secondo me invece è stato sì, un po', la squadra è un po uscita un po' dal campo, anche se in realtà poi se andiamo a vedere mi pare che i due break l'ha fatti Sani quando la squadra si è un po' imbattuta, quando poi eh, la Sierra era in più uno, si è un po' incastrata diciamo, di fatto su quei due turni, il grosso diciamo, del break l'ha fatto lì. E poi io ho avuto la sensazione che anche nel quarto set uh, col muro di russo mi uh, era, sembra era tornata alle 9-15, potesse anche un pochino, diciamo riacciuffarla un pochino la gara. Uh, però non è, non, non è bastato, anche perché Verona è rimasta su, sul livello comunque molto alto. E soprattutto Keita ha fatto veramente, secondo me, una gran partita. È andato molto in crescendo. Lui anche Mozic. Adesso non so, da, vedendola dal campo forse un pochino hanno anche, no, si sono anche un pochino surriscaldati gli animi, adesso non lo so, sotto rete, insomma mi sono sembrati un pochino così esuberanti, almeno loro due. Eh, però dopo nel, nel tie break c'è stata, stata un'ottima reazione. La squadra è tornata proprio molto più concentrata. Eh, ci, ci può stare. Comunque, anche Verona è una squadra forte, l'abbiamo vista qua anche nella gara di ritorno: ha vinto il tie-break. Una squadra tanto fisica, è una squadra comunque forte, che è anche secondo me una batteria di attaccanti comunque di, di buonissimo livello. Quindi eh, insomma, ci sta di, di soffrire un poco contro squadre del genere. Ora Maric, osservatore esterno ma certamente piacevolmente interessato di, di questa edizione dei playoff, eh, i playoff dai quarti di finale nelle ultime stagioni cominciano a, a regalare eh, situazioni molto equilibrate. Lo scorso anno tutte le sfide andarono a gara 5, quest'anno 2 su 4, eh, il, livello, il livello è, è sempre molto, molto interessante. Sì, sicuramente perché diciamo che i playoff sono un campionato da parte, si azzera tutto, perciò anche le sorprese sono possibili. E per quanto riguarda Perugia ci sta, è normale, concordo con Ole che uh, era normale dopo due partite giocate diciamo, ad eccellenza, dove comunque si sono scontrate due squadre fisiche, molto fisiche che comunque forzano la battuta. Verona ci doveva provare perché comunque era l'ultima spiaggia, sapeva che doveva forzare la battuta, hanno sbagliato qualcosa in più, se non erro 18 errori diretti, 4 ace, Perugia invece 14-11, perciò mm -hmm. c'era più qualità dal punto di vista di, di, di battuta. Eh, qualcosina sicuramente guardando un po' i dati, ma è normale sia dal punto di vista fisico che mentale, no? soffrire, magari i ragazzi di Perugia hanno regalato qualcosina in più però... La cosa più importante in questo momento è che sono riusciti a trovare un'uscita tutti insieme al tie break. Eh, bisogna anche festeggiare queste vittorie, che eh, anche se sono magari sofferte, però sono venute fuori con una qualità che c'è, che c'è una squadra, c'è un tecnico che sicuramente sa guidare bene. Per cui complimenti a Perugia e per quanto riguarda le altre sfide, più o meno ci siamo, non ci sono delle grosse sorprese. Ecco, poteva esserci una risposta, un po' di Modena, però era troppo acciacata, eh, ha sofferto tutto l'anno. Era un po' troppo presto, forse, a uscire da, da un buio che diciamo ha accompagnati un po' durante la nata. Eh, parlando delle altre sfide ovviamente noi seguiamo da vicino quella fra Piacenza e Milano con eh, Piacenza che domenica ha conquistato questo secondo punto come vedi questa sfida? Ma è una sfida dove è difficile dare i pronostici perché Milano eh, quest'anno forse ha un po' meno continuità eh, però ci sta un po', un po' di tutto Piacenza è uguale, ha avuto un periodo di eccellenza, alti e bassi chi gioca in Europa penso che questo sia normale, e poi dipende anche da tante situazioni, infortuni eccetera eccetera. Penso, io non penso che Perugia debba guardare tanto chi c'è dall'altra parte, perché quello che quest'anno piace tanto e piace anche a me che ci sono anche altri giocatori come Ole, che ha più spazio quest'anno, ha più continuità e sicuramente sta ripagando alla grande e che tutti quelli che entrano danno un contributo giusto. E penso che l'ambiente deve essere sereno perché è una cosa che serve a Perugia e che sicuramente accompagna delle grandi squadre verso gli obiettivi che hanno. Certo. eh sì. Ole, raccogli i, i complimenti di un grande schiacciatore com, come. Lavoro, eh, paga. Eh? Dopo, Lavoro, paga! Dopo, dopo, dopo lo, dopo lo, lo paghiamo, <ride> decidi e vieni tu come eh, allora. La recita la sai perfettamente, no? siamo in semifinale. Ma qual è anche l'altro dato positivo dopo la vittoria dei quarti di finale? In Europa abbiamo... Siamo tornati in Europa. <ride> vedi, che, Mamma vedi, che, vedi che hai studiato, hai detto che è stato no, un po' il motivo di, di, questi, di questi giorni. Però tu l'hai vissuto l'anno scorso, un anno pieno di impegni fra coppe, Mondiale eccetera. Quest'anno. È mancato uno dice: Sì, sono più libero, ho avuto più tempo per preparare il campionato, però non c'è più libero, <ride> come ah. più libero. <ride> cioè, con, con Angelo non c'è più libero. Beh, diciamo meno trasferte, no? Perché l'anno scorso stavate due giorni qui. Quest'anno abbiamo andato in India. Mm. Vabbè, l'anno scorso in Brasile una, con il mondiale, una trasferta per tre. Una trasferta che fa per tre. Quindi abbiamo andato là. E ritorno come, eh, come si dice, gruppo di Champions League abbiamo giocato lì. Hop, hop. Dai, sì, serio, quanto è mancato le, le oh, Coppe ma Europee? Certo, cioè, dai, qua in Perugia sempre c'è l'obiettivo di vincere tutto, andare più, più lungo in tutte le Coppe, competizioni più, più alto andare possibile, quindi certo che Champions Perugia senza Coppa Europea è un, un po' strano per tutti, ma, ma così. così. Quindi non male, abbiamo tornati già. Ecco. Adesso dobbiamo lavorare per tornare in più alto competizione che c'è. Certo. Quindi... Alessandro Toscani invece eh, sta vivendo la sua prima eh, esperienza nei playoff eh, scudetto come debuttante in A1: è, è inevitabile. Eh, e raccontaci le tue emozioni, che, che atmosfera è cambiata, se è cambiato qualcosa eh, sì. all'interno ah, del gruppo? Da qualche settimana questa parte era quando si è entrati appunto, come diceva Goran in questa nuova fase della stagione che è totalmente a parte rispetto a quello che avete vissuto finora. Sì, è completamente differente. Cioè, rispetto alle partite di regular season di campionato, eh, queste due gara 1 e gara 3 erano completamente differenti, cioè si vedeva proprio anche dai giocatori, dal modo in cui giocavano, come ha detto, il terzo set, loro hanno dato tutto, perché erano all'ultimo spiaggia, quindi. Uh, come, ha detto, come dice Angelo sempre sono partite dove conta qualsiasi cosa, qualsiasi momento, quindi sono completamente differenti sia da giocare che anche da vedere, perché io ovviamente sono in panchina quindi eh, si sente quasi di più non poter eh, aiutare se non con la voce, insomma, certo. quindi si sente molto di più rispetto al campionato. A quel punto del terzo set, visto appunto da fuori, ti aspettavi che Verona avesse quella forza sì. che ha avuto per riaprire la sfida? Sì, in realtà sì, eh, perché solo erano all'ultima spiaggia, potevano, solo in quel momento, potevano sull'8-2, 8-3, potevano dare qualcosa in più. Eh, sono stati bravi loro, un po' meno noi, e poi il quarto set eh, siamo calati completamente per andarci a giocare il tie-break. Per fortuna è andato bene, se no saremmo arrivati a gara 4. Per fortuna che c'è Ole. Insomma. Anche perché se fossimo arrivati a gara 4 non, mh, questa sera non, neanche tu esatto. insomma, non esatto. sareste stati qui esatto. perché sareste stati probabilmente già, già a Verona quindi anche noi eh, ringraziamo Marco, io direi abbiamo diverse interviste realizzate eh, nell'immediato post-gara. La prima, eh, ovviamente anche eh, per ragioni logistiche, è quella del presidente Gino Sierci, che anche lui ha detto insomma, che un po' si era adagiato eh, dopo la, la vittoria dei primi due set. Sentiamo. Pensavamo di vincere tutti quanti, eravamo tutti quanti al bar, alla hospitality, poi alla fine hanno cominciato a battere bene e noi a ricevere male. E poi hanno cominciato un attimo anche ad attaccare bene e quindi io avevo una grande paura di perdere questa partita perché sempre il fantasma, come tu ti ricordi, quello diciamo che in questo palazzetto di questi tempi con Civitanova... No? avevamo 2 a 0 poi abbiamo fatto un bel 3 a 2 per loro quindi questo non lo dimenticheremo mai però intanto ci si è messo il pubblico che si è risvegliato e beh. poi si è rimesso diciamo un po anche la sagacia dei nostri giocatori che hanno smesso di fare disattenzione, hanno smesso diciamo, di battere male, hanno cominciato diciamo, a giocare bene. Abbiamo visto diciamo, che poi eravamo punto a punto, pari pari e poi ecco, il caso ha voluto che avessimo fatto i diciamo, break decisivo noi, 17-15. Devo dire che è una grande soddisfazione perché abbiamo bisogno di allenarci e di eh, avere un paio di settimane di pausa perché probabilmente giocheremo in semifinale contro una grande squadra, che sia Milano o sia Piacenza. Eh, Siamo andati in India, Bangalore, abbiamo vinto diciamo, il campionato del mondo e le Coppe Europee, diciamo, come gli anni passati, ci interessano poco. Il, 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 il campionato del mondo e vincerlo è più interessante, comunque a parte questo con le Coppe Europee potrebbe ritornare al campionato del mondo l'anno successivo e comunque con le Coppe Europee diciamo, ha le visibilità ancora più grande perché l'Europa è molto pallavolistica, che magari è molto più la pallavolistica di questi posti dove magari vai a giocare le finali. E sono molto contento perché questa squadra, questo pubblico e gli investimenti dei nostri sponsor meritano diciamo, un altro torneo, quello di una, di una Coppa Europea. Speriamo che sia quello diciamo, più importante. Lorenzo abbiamo sentito le, le parole del Presidente Sirci nel, nel suo discorso, nel, nei tanti temi affrontati, anche a un certo punto parlato del fantasma di Civitanova, eh, aleggia sempre qualche brutto ricordo eh, nella, nel percorso storico di, di Perugia, che di fatto però... Non era scontato, ritrova la semifinale scudetto, sarà la nona volta in 12 edizioni dei play-off che Perugia eh, disputerà la semifinale scudetto. Un traguardo importante, appunto non scontato proprio eh, guardandoci indietro di qualche mese. Ma questo sicuramente, eh, poi la, la pressione c'è, è inevitabile che ci sia. E non è scontato riuscire comunque a fare i conti con la pressione secondo me ad alto livello perché insomma la percepiamo no? insomma, un po' noi nell'ambiente, figuriamoci insomma, poi chi deve preparare le gare, chi deve scendere in campo, quindi lo staff, la squadra, la società, eh, questo è, è inevitabile. Eh, Credo che però il lavoro che stia facendo Lorenzetti e io ascoltando molto attentamente le parole spesso no, che rilasciano i ragazzi i giocatori anche dopo le partite, mi ricordo quelle dello scorso anno e anche soprattutto quelle di quest'anno dopo le vittorie, invitavano secondo me, giustamente a non dare per scontate le vittorie e soprattutto a, a capire che cioè, bisogna accettare anche il fatto che eh, si, si vada in difficoltà. Io ho l'impressione che alle volte l'ambiente ehm, in questo non abbia, un po non abbia troppo aiutato, proprio perché la squadra è stata anche, diciamo, talmente tanto brava anche nel passato: si è messa sempre diciamo, molta quasi molta pressione perché ha fatto sempre delle regular season, eh, delle stagioni regolari molto importanti. L'anno scorso, ovviamente, è l'esempio no? più, più, più importante, ma anche nel, nel passato, e poi magari eh, le, le, al momento delle difficoltà. Quasi la avevo quasi la percezione che eh, anche insomma, i tifosi, l'ambiente, non accettasse appunto il fatto che poi, eh, quando si arriva a giocare i playoff, in inevitabilmente si gioca un'altra pallavolo, le difficoltà aumentano in modo esponenziale e quindi anche quel, diciamo, Bisogna accettare appunto le difficoltà e il rischio poi che si possano perdere le partite e che si possano ovviamente anche perdere le serie. Io penso che se la squadra riesce a fare questo passo, e credo che Lorenzetti stia cercando anche proprio di, nelle sue parole, di, di infondere un po' questa mentalità anche all'ambiente, quindi anche ai tifosi. Penso che questo sia il passo più importante. Che ovviamente non vuol dire, ripeto, assolvere sempre tutti, eh, no, si va, si gioca come viene, questo ovviamente no però bisogna anche ridimensionare un pochino secondo me quelle che sono le difficoltà, soprattutto ripeto, accettare il fatto che questa è un'altra pallavolo, che i play-off sono difficili e che comunque no, per rimanere al discorso, no poi coppa europea, mondiale per club, io continuo a pensare che lo scudetto e il campionato in sé, così come anche la Coppa Italia, in generale le competizioni che si giocano in Italia non abbiano nulla da togliere assolutamente a quelle, nemmeno a quelle europee, perché comunque si gioca una pallavolo di altissimo livello e vincere serie playoff con squadre come eh, Verona, insomma comunque con le squadre che arrivano tra le prime 8 in Italia, in Superlega, sia tanto importante quanto fare bene una Coppa europea e sia soprattutto forse anche, ancora più difficile forse. Goran, proprio poco prima di iniziare la trasmissione eh, parlavi con i ragazzi e parlavi del loro coach che conosci molto bene, ma nella tua lunga, lunghissima carriera le vostre strade non si, sono, si sono incrociate ma non incontrate. Perché? Io sinceramente, forse bisogna chiedere ad Angelo questa <ride> cosa qui. E, sì, è una, per me è sicuramente una, una cosa che mi è mancata, che diciamo, ho sempre voluto, avevo in testa di collaborare con Angelo, non, non ci siamo mai arrivati, diciamo siamo mai incontrati diciamo le nostre strade sono sempre state divise e da, ci siamo sempre rispettati diciamo, dagli avversari e devo dire che non lo so lui sempre anche guardandolo mi ha trasmesso una, una cosa strana una sensazione strana una tranquillità e diciamo che ha vinto in diverse occasioni no? con diverse squadre diversi progetti con giocatori esperti giovani è tornato in un progetto di Modena che non si vinceva da anni e ha dimostrato che è capace a gestire i gruppi di, di uno spessore diverso e ha vinto anche con il gioco di tre schiacciatori all'epoca che tutti dicevano che non funziona e ha riproposto la stessa cosa per cui sicuramente un tecnico capace a gestire il gruppo e, e soprattutto, quello che volevo ribadire è importante festeggiare le vittorie, non bisogna dare mai per scontato le vittorie, perché nonostante magari ci sia una squadra che sì, nessuno viene a Perugia a perdere, non c'è un giocatore che viene a Perugia. Però, se tutto l'anno uno magari sta dietro, sì, tutti sanno quali sono le aspettative. Eh, però quello che è importante è trovare il divertimento in campo e vivere ogni domenica, cioè ogni sfida con, eh, come se fosse la prima. Cioè, e questo è il bello eh, di, diciamo, di, di giocare e anche vincere, perché se tu ti nutri con le vittorie, dopo nessuno ti toglie le sicurezze, ci stanno i cali per carità, ci sono altre squadre, vai fuori casa, è, è normale, sono i playoff. Però quello che loro quest'anno, non bisogna pensare al passato, il passato abbiamo qualcosa, magari hanno imparato, hanno preso quella lezione che serviva e comunque stanno mostrando una continuità veramente bella, nonostante magari no, la regular season come è andata, è andata benissimo, cioè secondo me. Certo. Cioè perché poi ai playoff è un'altra storia, ti rifai e loro continuano a vincere, riproporre sì la sofferenza, ma vincendo. Bello. Ole, uh, avete stabilito un uh, record, uh, il fatto che la prima volta che Perugia in una serie dei quarti di finale con 5 gare riesce a chiuderla sul 3-0. Non era mai accaduto questo è certamente un, uh, un motivo di grande orgoglio. C'è una situazione particolare che vorrei analizzare con te, uh, l'efficacia in attacco in queste tre partite. Siete partiti da gara 1 col 60% di positività in attacco, scesa al 58% in gara 2... E fra virgolette precipitata al 48% in gara 3. Eh, questo che significa? Che avete in qualche modo eh, allentato un po' la presa o è cresciuta Verona? No, mi sembra che questo significa che siamo in play-off. Stiamo giocando play-off dove in ogni partita è più difficile di mettere palla giù perché ti studiano ancora meglio. Già che avevano studiato durante la regular season. E adesso quando cioè, giochiamo al massimo, vogliamo lasciare tutto, ogni partita, perché ogni partita è importante, e, cioè, per questo studiano meglio, si fanno, gestiscono meglio, così gli allenatori c'è. Cioè, in tutti e otto squadre sono bravi allenatori, certo. quelli lo sanno come vincere, lo sanno come gestire la squadra, i suoi giocatori e cosa fare per vincere, quindi beh, per questo... non. Forse in terza partita non è andato meglio, buono contrattacco, e in questo abbiamo un po' scesi con il Ma in tutto il resto mi sembra che abbiamo stato ancora un po', forse ancora un po' meglio in qualche situazione, tipo recezione o battuta. Battuta, cioè. probabilmente sì. Vediamo un po' se sei seguito bene quello che ha detto coach Lorenzetti, perché qualche frase ogni tanto lui ascolta, eh, perché qualche frase la riporta proprio integrale. Eh? Le potevo usare, poi dopo. Ecco, vediamo se dopo la puoi usare, sentiamo che cosa ha detto eh, Coccio Lorenzetti al termine della gara. Adesso, adesso è arrabbiato, sono stato, cioè, l'ho fatto vedere solo in un momento del tebreak perché quando le serate si mettono così e, e, e le puoi portare a casa se ci metti due, degli ulteriori distrazioni non è proprio il caso. no? E quindi, cosa devo dire? Devo dire che l'approccio è stato molto buono, e fino all'inizio il contrattacco non funzionava, facevamo bene la battuta e facevamo bene il cambio palla. Come ho detto ai ragazzi, andiamo lì tranquilli, però stiamo attenti perché se non tiriamo su il contrattacco, una delle due fasi che era eccellente poteva calare, così è stato. E dopo, eh, sì, come vedo tante volte, eh, è una vittoria eh, che ci porta in semifinale, eh, c'è del buono in queste partite qua, in queste eh, 3-6 qua eh, c'è del brutto perché non eh, riconoscere eh, delle situazioni, l'allarme deve stare accesa, che invece... E dobbiamo capire che la pallavolo non va avanti per come la vogliamo noi, va avanti come la giocano anche gli avversari. e Su questa cosa qua oggi abbiamo segnato un passo pesante indietro e la cosa positiva è che arriviamo in semifinale con una partita sofferta, quasi persa dal punto di vista agonistico e è di positivo che Perugia torna nelle coppe. Eh, che quando si, quando si giocano a volte infastidiscono un pochettino per le trasferte dicendo, quando invece le si guarda per televisione infastidiscono molto di più. Sempre particolarmente interessanti eh, le, sì. le osservazioni di Angelo Lorenzetti che tra l'altro ha detto Alessandro non siamo certo quelli del terzo e del quarto set ma possiamo esserlo. Ecco. e è su questo che chiaramente dovrete lavorare, cercare di non essere quella che è un po' la versione peggiore di voi. Eh, allora, sì, innanzitutto abbiamo una settimana per lavorarci, perché vincendo gara 3 siamo guadagnati una settimana. Due, due settimane, sì, però l'altra, comunque. <ride> cioè, la partita c'è cioè gara 1 E quindi utilizziamo queste due settimane per migliorare, come ha detto il nostro coach, il contrattacco, ma anche altre cose che, altre cose che non hanno funzionato. E per quanto riguarda le coppe europee, ha ragione, è la verità. Eh sì, guardarle in tv no, e sapendo guardate, di non esserci non le Come io, <ride> Ma guardavi una partita <ride> anche prima Guardavo Plus Liga eh. Ah, Plus Liga, no, non, ah. Ucraina, solo per questo è solo, solo perché c'è, certo la, una squadra della, della tua città Alla, al di là di tutto mh, Lorenzo, eh, coach Lorenzetti um, è stato abbastanza duro sul fatto che abbiamo quasi perso dal punto di vista agonistico Un po' mi ha colpito questa frase no? Perché... Sì, guarda, ha colpito un po' ha colpito un pochino anche a me però Penso anche che mh, abbia no, un pochino, probabilmente durante la partita l'ha detto, ha, ha cercato magari di non caricare troppo, ha detto si è arrabbiato soprattutto durante il tie break, ma ha cercato di non arrabbiarsi troppo. Poi dopo, probabilmente, anche sulle interviste, sì, magari un pochino a caldo, si è voluto un pochino sfogare. Sì, forse è un'analisi anche un pochino troppo severa, perché comunque, ripeto, secondo me eh, è stato un po' il calo in quel terzo set, che poi è stata, ripeto, è deciso un pochino in volata che poi secondo me ha avuto un pochino anche il contraccolpo nel quarto set eh, io mi soffermerei più anche sulla reazione comunque che c'è stata al tie break perché appunto non era assolutamente scontato anche perché Verona anche, anche durante il tie break ha comunque continuato a, a giocare su un buon livello forse è calato un pochino all'inizio del tie break, ha fatto un paio di errori però comunque ha continuato a giocare a, ad un livello assolutamente più alto rispetto a quello che, visto, che avevamo visto nei primi set e soprattutto anche nell'ultima fase della gara a Verona, gli ultimi due set, dove veramente si era visto una rana un po' in difficoltà che non riusciva un pochino a ritrovare le fila. Quindi sicuramente la sua analisi è un pochino severa. Lui è sempre stato secondo me comunque molto bravo durante la stagione a cercare di mantenere anche i piedi per terra e a usare il bastone e la carota. Eh, quindi probabilmente insomma, le sue parole vanno lette un pochino anche sotto questa luce Credo anche che avere due settimane per lavorare per un allenatore come lui, che comunque eh, non so, è sempre molto attento nel preparare le partite col suo staff, credo che insomma, sia comunque un bel vantaggio. Abbiamo abbia guadagnato la Sir una settimana in più, che sì, probabilmente sotto un certo puntista magari perdi anche, rischi di perdere magari un filino di ritmo, però secondo me per questa squadra avere due settimane per lavorare insomma, a questo punto della stagione non, non è scontato. Certo. Uno dei temi eh, che sono sulla bocca di tutti è l'ambiente che eh, è immerso nel quinto parziale. Eh, diceva il Presidente che il, il palazzetto si è un po' eh, risvegliato in qualche modo, diciamo che sostanzialmente è sempre stato eh, piuttosto caldo, ma nel quinto set ha probabilmente dato il meglio di sé. Ambiente caldo che può fare la differenza, eh, Goran tu ne sai qualcosa di ambienti caldi eh, tutti... Ricordano quella stagione eh, 2010-2011 di San Giustino, la prima stagione in A1 di San Giustino, e lì Perugia scoprì che c'era un ambiente caldissimo che in qualche modo poi ha, ha contagiato se vogliamo anche Perugia. Sì, diciamo che a me è sempre piaciuto diciamo, il campo di San Giustino, e poi alla fine, eh, fino a un certo punto, ero anche il giocatore più nomade della serie A perché cambiavo sempre. <ride> E, o per fare i menti alle società o insomma, per <ride> diciamo le offerte migliori. Però ecco, mi sono fermato a San Giustino sia per la famiglia ma anche delle volte. Ho fatto delle scelte perché era un campo incredibile. Cioè, sentivi proprio i tifosi. E, ero anche un giocatore che faceva parecchi giri in campo, non ci siamo incontrati sicuramente. <ride> andavamo a pari passo perché... Ahimè non ti sei incontrato con lui per una questione anagrafica. <ride> esatto, esatto. Diciamo perché. E però sì, importantissimo, assolutamente. Penso che a Perugia l'ambiente non manca e sicuramente sono anche i ragazzi che caricano l'ambiente, è una cosa che mi piaceva tanto. Uh, all'epoca, ma la cosa più importante è che loro hanno ritrovato la strada per reagire, cioè questo forse che ha tirato fuori un po' è tirato e tirato sull'ambiente, è giusto così, ci stanno preparando per delle sfide importanti, Angelo ha voluto un attimino, eh, no? stiamo attenti perché magari no, arrivano delle avversarie più forti, e perché quando l'avversario è ferito lo devi finire. Ci sta perché fisicamente non è semplice. Eh, importante, è importante avere due settimane: sia per sì, fare allenamento, perché comunque non è che ci guadagni tanto adesso, perché comunque ti sei allenato tutto l'anno. Poi devi recuperare le forze probabilmente, perché tra gli acciacchi tutto, e tutto. Non penso che a loro mancherà eh, il ritmo, perché hanno due sestetti top. Per cui la cosa più importante è che sono tutti pronti a dare il loro contributo, perché comunque è un percorso lungo. E quando un percorso è lungo e anche vincente, c'è bisogno di tutti: c'è bisogno di tutti, assolutamente, eh sì. Un altro eh, che è stato avvicinato dall'ufficio stampa e comunicazione della Sir Susavim è l'MVP eh, della gara, il nostro Simone Giannelli e anche lui ripete quello che anche il nostro Ole ha ripetuto anche eh, Cocce Lorenzetti che non è una sorpresa, i pre-off sono così, sentiamo Come ha detto Angelo all'inizio di questa serie i tie break nei play-off sono un segno di buona salute, no? Perché è così per noi e così per tutti, quindi è stato strano che le prime due gare abbiamo... non ci siamo arrivati e oggi invece ci siamo arrivati, quindi ci siamo detti di goderci il tie break, perché insomma il quarto set l'abbiamo lasciato un po' andare. Mi dispiace un po' per il terzo set perché adesso non voglio essere triste ma... Abbiamo messo tanto del nostro, no? dico sempre bravi loro, però oggi il terzo set abbiamo messo tanto noi e questo non va bene, uh, però insomma è un punto su cui migliorare sicuramente e adesso niente, sono molto contento perché essere in semifinale quest'anno come non mai ma come sarà sempre non è scontato, quindi bisogna apprezzarlo tutti quanti, sapere che è difficile ma non accontentarsi, quindi adesso testa nello scatolone e aspettiamo la nostra avversaria. Parliamo di ricezione con Ole. E in particolare, eh, ti, ti riporto questa, questa cosa che ha scritto Pasquale Di Santillo sul Corriere dello Sport di oggi, analizzando eh, come è andata la partita di domenica: e parla del fatto che Perugia con 11 ace e una continuità notevole al servizio ha costretto Verona a ricevere in affanno 17% di perfetta. Eh, è una chiave di lettura importante quella dei problemi che grazie al servizio avete creato alla ricezione di Verona? Lo chiedo a te che sei stato il miglior ricevitore di Perugia col 53% di positività. Quelle domande sono molto difficili. <ride> uh, la ricezione mi sembra che... Adesso in pallavolo è molto importante perché, quanto si puoi staccare dalla rete il poleggiatore, più facile arriva il gioco. E così quindi, noi abbiamo mi sembra, per numeri abbiamo fatto bene. Tu, meglio di tutti. Scusa. Grazie a Scoutman Io lo pago per quelle percentuali. Doppiate <ride> le segni a 10% in più, per favore. Eh, sì, e poi abbiamo fatto bene con Battuta. Molto bene perché mi sembra che abbiamo lavorato come una squadra per performance di squadra come stiamo facendo qualche volta durante gli allenamenti. Prepariamoci per le cose e questa partita si abbiamo fatto così perché c'erano cioè, due o tre serie dove puoi andare a tirare più forte, più forte, più forte ma invece qualcuno tipo Vassim o Semenyuk o io, non so, Russo o qualcuno altro ha pro proprio fatto continuità. E basta cercare uno giocatore con la stessa velocità, con lì prendere, perché abbiamo visto che funzionava così e quindi non devi andare sempre per Ace, e basta, devi lavorare per la squadra. E quindi quella cosa mi sembra che ha funzionato bene, un... abbiamo fatto un passo avanti soprattutto in quella partita che è stata veramente difficile, dove forse qualcuno può pensare che vabbè adesso vado a tiro, chiudo la partita e basta. No, ma ma invece abbiamo fatto come una squadra insieme, perché anche durante il gioco stiamo parlando dove battiamo e più o meno in momenti importanti tutti lo sanno dove batti ognuno di noi. E a te come ricevitore invece eh, chiedo un'altra cosa, eh, è stato scritto e l'abbiamo visto, l'ingresso di Sani, in particolare in battuta, qualche problemino eh, lo ha creato, hai avuto questa sensazione che servisse in maniera un po' più efficace degli altri? No, ma a Verona c'è Sani, Mozic, Keita, Grosdano, poi Spirito con Flot, ma c'è tutta la squadra, sì, se, arri se arrivano mamma mia, ma c'è bombe arrivano, o Flot è molto difficile, quindi loro devono battere così, sono che mi sembra un po' giovani, quindi devono anche trovare continuità più e basta poi dopo ci arrivano Grandi campioni, diciamo così, perché ci avevano tutto per questo. Certo. Tu l'altra volta ci dicevi che, tra l'altro, ricevere è una delle cose che ti piace di più, no? Che preferisci, la, la flotta o le bombe, come le chiami tu? Cioè, che cosa ritieni più difficile? Quelli che non battono su di me. <ride> e magari dopo non ti si alza la percentuale della de ricezione? Vabbè, vabbè. Deve no, restare lì. No, 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 c'è... E se guardiamo le ultime tre partite, mi sembra che i primi due è stato più difficile per me. Flot, è veramente loro qualcosa hanno trovato. è Stoiccio bravo, hanno mm. trovato qualcosa su di me, o forse anche io un po' sono stato non così bravo. Eh, ma in terza partita ce l'ho tornato. Speriamo che sia più lungo possibile al mio livello. Quindi, questo era questo più contento. Ma... Contro Verona no, forse Float, perché loro hanno fatto più break con Float che con, eh, mm. che con spin. E quindi cioè, è stato un po' più difficile. Perché cioè, Float ce l'avevano continuità, grosdanno, spirito, veramente una battuta che non sai. Cioè, devi muovere sempre. Poi dopo si. Eh, a quelli che bombe. Vabbè, se arriva a te addosso, fai, se no. Ciao, grazie mille, <ride> 120 o oh, non lo so, cioè, cosa puoi fare? Niente, sarà qua qua, grazie. Prova. Se lasci palla in campo, bravo, se no, cioè, bravo lui. <ride> certo. Alessandro, sul tema della ricezione anche tu non puoi che essere coinvolto eh, per dare un parere evidentemente su una stagione, quella di, del tuo compagno di reparto Massimo Colaci, che è veramente una stagione eh, strepitosa, eh, diciamo che più passa il tempo più Max eh, migliora eh, come un, un buon vino e questo ti ha reso indirettamente le cose complicate? Ma eh, cioè, in realtà sapevo già di Max, cioè, non è che lo stiamo scoprendo oggi o quella cosa del vino che è più invecchia è, è vera, e... nel senso che, a parte gli scherzi, è, è molto forte. E... Non è nazionale perché, solo per l'età, perché non ha nulla da proprio invidiare a nessuno. E, in ricezione devo dire che al di là di tutto, non perché presente Ole siamo una squadra molto diciamo, quadrata e l'ho vista solo a noi e a, e a Trento. E, poi a Ole devo dire che esce particolarmente con facilità, insomma. non ha tanto bisogno di allenarsi. E, quindi niente, ho notato questa cosa. Sì, dobbiamo eh, interrompere per la pubblicità, però prima eh, mandiamo anche l'ultimo contributo che è stato realizzato, quello con eh, il nostro centralone Roberto Russo. Siamo felici, era la cosa che, che, ci, che serviva, era il primo obiettivo. Eh, non conta 3-2, anzi meglio che è finita 3-2 così abbiamo, abbiamo faticato un bel po'. Eh. Ci sono delle cose da migliorare come sempre, però ci godiamo questo passaggio del turno e poi pensiamo alle prossime sfide. Le partite nel, della, nel finale della stagione sono così, non è, nessuna squadra vuole mollare, vuole uscire, quindi è normale che le partite finiscano così tirate. Però ecco. L'abbiamo affrontato bene il tie break, un po' meno il quarto set, eh, non possiamo scomparire dalla gara così perché contro qualsiasi squadra è difficile poi ritornare a fare il nostro gioco. Però ecco, buona reazione nel quinto set e ci godiamo la vittoria. Allora, su questa felicità congiunta di tutti di essere arrivati al quinto set, perché tutti avete detto così, no, eh, a parte scherzi, noi ci fermiamo per la pubblicità, torniamo subito dopo e andiamo a vedere che cosa è successo, il risultato l'abbiamo detto, negli altri mh, tre palazzetti dove si sono svolti gli altri, le altri quarti di finale di questi Playoff Scudetti, A fra pochissimo. ben ritrovati la seconda parte di Golden Set dicevamo andiamo a vedere che cosa è, è successo negli altri palazzetti con eh, Perugia che si è qualificata nelle prime tre gare c'è eh, Trento che anche in eh, gara 3 eh, non lascia spazio a Modena che per tutta la serie non sfrutta l'assenza anche di Sbertoli che Sembrava una pedina importante e fondamentale. In realtà dobbiamo dire che Aquarone l'ha sostituito eh, molto bene. Ovviamente la mancanza di Sbertoli è importante e, e ovviamente Modena ha messo un po' in evidenza, come diceva anche prima Goran, i limiti di questa eh, stagione. Abbiamo visto anche Marco un'intervista abbastanza sconsolata di Bruno che praticamente ha dato. L'assatore Bruno ha dato l'addio al campionato italiano con, eh, con questa gara e non, ha, non si è nascosto nell'intervista anche il suo rammarico eh, per una stagione andata così. Sì, un eh, Bruno anche piuttosto critico oltre che sì. deluso per quella che è stata eh, questa stagione, ma eh, anche quelle che, che l'hanno preceduta. E, di fatto, Lorenzo, leggere come ha scritto l'Adige che eh, c'è stata una superiorità di, tre, di Trento a tratti imbarazzante eh, fa, fa piuttosto specie. Beh, sì, diciamo che il, il la regular season ha parlato chiaro, anche se poi. Modena era stata uh, in grado poi di batterla durante la regular season uh, Trento facendo appunto un exploit. Io onestamente non, non mi aspettavo una Modena così spenta per tutta, per tutta la stagione. Pensavo che comunque riuscisse a trovare qualcosina anche dopo insomma, il cambio di allenatore pensavo che magari qualcosina si potesse un minimo riaccendere invece sì, insomma a tratti insomma, da quello che ho visto mi sembra un po' veramente quasi encefalogramma piatto per Modena dall'altra parte Trento insomma, comunque si conferma nonostante l'assenza di, di Sbertoli come dicevate voi che è pesantissima che Insomma, poi dovremo anche capire effettivamente il, 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 i, i tempi di recupero. Perché il insomma. di che già rientrerà in semifinale. Eh, bisognerà capire anche, però, in quali condizioni. Perché, comunque, il problema che, il problema che ha avuto no, ovviamente non è di poco conto. E, onestamente mi aspettavo una serie, forse mh, non dico equilibrata, però magari un pochino più aperta. Sì. E Trento, però, il resto della regular l'ha detto. È nettamente la squadra che, insomma, a, a livello statistico. E poi appunto confermato anche dai punti della classifica. È la squadra che, che ha fatto meglio. Il tricolore sul campo appunto di Trento, poi lo sta a dimostrare. E quindi, insomma, sicuramente in questo momento è comunque la squadra probabilmente che parte davanti, parte davanti a tutte. E Modena credo invece dovrà un pochino, insomma, un pochino rifondare. Ha fatto forse un anno un po' strano perché comunque doveva probabilmente ricominciare un nuovo ciclo, ha preso qualche giocatore giovane, ha rinnovato, però ha anche preso qualche veterano, no? è Molto veterano. Esattamente, Guantorena, Bruno. Quindi ha fatto forse un passaggio un pochino strano, credo che probabilmente anche appunto con insomma, le, 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 i cambiamenti che ci sono stati a livello societario probabilmente dovrà un pochino rinnovare. Probabilmente questo è stato un, forse un po' l'anno zero, probabilmente ricostruiranno il prossimo anno. Sì. È, è proprio triste la, la, il finale dell'intervista di Bruno quando dice peggio di così non poteva finire, no? quando un campione del suo calibro, ormai nella sua età eh, destinato a tornare nel suo paese a questo amaro è, è brutto chi invece come al solito Goran non, non si arrende mai è Civitanova che in gara 3 eh, rialza la testa su Monza e si aggiudica a questa gara eh, che dici? Ma volevo solo spendere una parola sull'altra sì. coppia la coppiata di, di prima insomma eh, era troppo facile spregare le mani no? e, il collegiatore titolare che si è fatto male a Trento invece dalla gestione dei palloni anche imprecisi magari che potevano arrivare dall'Aquarone è lì che si vede la forza di Trento cioè, hanno un sacco di pazienza eh, appoggiano, giocano, pallonetti ti ammazzano il gioco hanno avuto... Eh, una calma incredibile insomma, a gestire questa situazione, per, cui, per questo anche il risultato. E per quanto riguarda Civitanova, è normale che Monza sia avanti perché, secondo me, è un po' più continua. Civitanova ha iniziato un ciclo: un ciclo che forse in tanti magari cercano di capire, no? e perché alti, bassi, tanti, ma è normale. E sicuramente faranno, tireranno le somme a fine stagione, insomma cercheranno di reintegrare un po' la, la squadra. Però quello che è, è chiaro è che non vogliono mollare assolutamente, cercheranno di allungare questa, questa serie. E è scontato dire che la, la prossima sfida sia cioè quella decisiva, perché può, può riaprire le danze. Certo. Altre immagini, le ultime di questa serie, ovviamente, sono quelle del confronto fra Piacenza e Milano. Lorenzo, una Milano che va due volte eh, avanti, e poi nel quarto set si trova avanti, addirittura 21-18. Forse lì eh, ha perso la grande occasione per. Eh, per avere poi ovviamente la possibilità in gara 4 di giocarsi in casa il passaggio del turno. Beh, sì, mi pare sia finito 31-29, se ricordo bene la memoria, quindi eh, sono andati ai vantaggi, è stato un set lunghissimo. Sì, la, guarda, io credo che Milano resti comunque una squadra assolutamente temibile, una squadra assolutamente da rispettare. Eh, concordo prima con, eh, non mi ricordo se era Gora, anche l'aveva detto, forse è leggermente calata un pochino rispetto all'anno scorso. Uh, probabilmente comunque eh, insomma, la, la partenza di un giocatore come Patry comunque alla fine fa la ha fatto, sta facendo un po' la differenza però resta una squadra assolutamente temibile, io non la darei assolutamente per, per morta adesso anche che, che è 2-1 eh, è vero che comunque poi dovessero andare alla bella ovviamente si, si rigiocherebbe al palabanca quindi comunque eh, in questo momento potrebbe sembrare un po' una montagna da scalare per Milano però Secondo me mh, ha comunque delle chance perché secondo me in casa può, può anche riaprirla, anche perché Piacenza, per quanto io la consideri decisamente una squadra molto forte, probabilmente nella singola partita è, è tranquillamente una squadra che può mettere in difficoltà anche diciamo, le primissime però è una squadra che è molto discontinua, eh, la stagione ha detto questo, è vero anche per, probabilmente per i tanti infortuni che ha avuto, però è una squadra che l'abbiamo visto un po' anche in gara 1, eh, non dà mai la, la, diciamo la, come dire, la, la, la certezza o comunque l'impressione di essere una squadra sempre dominante, è una squadra che ha tantissimi cali, e, però è una squadra molto forte e quindi secondo me in questo momento la serie... Ha ovviamente una netta favorita che è Piacenza, però ecco, è tutta, ancora tutta da giocare. Sono, sono molto curioso di vedere gara 4 perché, comunque, secondo me potrebbe venire fuori veramente una gran bella partita. Certo. Ole, Alessandro, eh, la semifinale si giocherà il 31, il 30, non si sa ancora bene la data fissata è il 31 marzo. Vedremo se sarà confermata quella giornata. Domanda secca, chi preferiresti incontrare? Ole, fra Piacenza e Milano? E lo so che è una domanda difficile, ma... Mamma mia. Cioè, preferisco che prepariamoci bene noi, non lo so. Cioè, tutti e due sono forti, che anche Piacenza e anche Milano, forse Piacenza c'è un po' di più forza. Nei singoli? Sì, ma Milano mi sembra che giocano più tecnico, tipo non ti danno la palla così... in non... squadra sì, fanno come la squadra, copertura, Pallonetti, quelle rigiocate, quindi non ti danno così tipo libertà di giocare, perché se Piacenza, forse se c'è la palla difficile alta o qualcosa così, vadano e tirano, perché avevano quelli giocatori che possono anche attaccare sopra il muro. Eh, Milano invece ti, non ti dà, non lo so, cioè, tutti e due sono più ma, forti. So che mi sembra più tecnica è Milano e con più forza c'è Piacenza. Vediamo. Tra l'altro Alessandro, una delle poche, tutte e due sono eh, squadre con le quali eh, la SIR ha perso, no? eh, sia Milano che Piacenza. Tu quali temi di più o quali preferiresti incontrare in semifinale? Mm, è una domanda difficile. Non lo so, sinceramente. Cioè, cerca di analizzare quali sono state le difficoltà. Diciamo che Piacenza con la SIR, la gara di ritorno, ha giocato la partita della vita, la partita perfetta. Eh, sì, però c'è da dire che noi stavamo tornando da. dove abbiamo tornato dalla Coppa? No? Sì, dalla Coppa Italia. Coppa. Della Coppa Italia, della Coppa sì. Coppa Italia, quindi a livello mentale non era facile. Dopo ogni competizione, il mondiale, Coppa Italia, Supercoppa, le partite dopo le abbiamo sempre perse. E, non lo so, come ha detto Ole, Milano gioca di squadra e, e invece Piacenza forse a livello individuale ha qualcosina in più quindi forse è meglio Milano forse. Goran, i tuoi ricordi nei playoff, facciamo un po' di, di Amarcord due edizioni, in particolare 2010-2011 contro Trento, era una sfida... In qualche modo impari, prima contro ottava fra Itas Diatec Trentino e RPA San Giustino, e si chiuse eh, con eh, la vittoria, ovviamente, del, della prima della classe che poi conquistò lo scudetto al V-Day di Roma eh, battendo Cuneo 3-0. E poi ancora più combattuta però fu l'edizione successiva, ottavi di finale contro Latina, con eh, una doppia sfida che finì al tie-break. Eh, sono due, sicuramente due sfide diverse. E dopo una nata eccellente dove sicuramente tutti ci danno che dovevamo retrocedere, e siamo finiti ai playoff, è stato un risultato molto, molto bello molto importante. E abbiamo incontrato la prima della classe, non è che non c'era niente da fare, c'è stata una bella partita a San Giustino un avvio, un inizio, perché poi loro hanno, diciamo, imposto il, il loro gioco, le loro qualità e, era, non dico giusto così, però era, era una tabella e quella successiva è stata una cosa incredibile perché, mi scuso per i termini, eravamo una squadra, squadra da due lire e comunque siamo arrivati a giocare con l'Attina, avevamo anche la match ball, ancora me la ricordo, l'ho presa sul petto e, cioè, stavamo 14-13 per noi per chiudere no? e andare a giocare contro la Lube, e sarebbe stata una cosa in incredibile, incredibile per il paese e comunque anche per la squadra che c'era. Delle volte le scelte che vengono dette non si rispettano e magari non è stata chiusa quell'asta sulla palla alta e quella palla. Quando dicono che una palla conta, e, diciamo, però abbiamo fatto vedere delle belle cose e rimangono sicuramente dei ricordi indelebili e è stato sempre un piacere viverli sul campo certo. Un'altra domanda Goran, perché poi magari... Eh... E che tiri fuori le corpunti che no... No, 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 no. no, no, no. Allora, ehm, quando hai deciso di abbandonare la carriera come eh, giocatore ti sei comunque eh, avvicinato, sei, cioè non ti sei avvicinato hai continuato a rimanere nel mondo della pallavolo fino a un anno fa no? prima come eh, dirigente sportivo, com poi eh, come presidente del San Giustino Volley con grossi successi Quasi un anno che, però, hai per motivi di lavoro perché poi il lavoro ti sta impegnando molto, cioè da un anno sei un po' lontano dalla pallavolo. Come vediamo, eh, ne sei testimone, la segui tanto. Ma che cosa significa? Dopo una vita eh, dedicata alla pallavolo perché eri giovanissimo, insomma, quando anche sei partito dal, dal tuo paese, e poi all'improvviso trovarsi a non avere più quell'impegno quotidiano, perché adesso non è più così. Ma diciamo che è stata una conseguenza, è stato bellissimo. 5 anni a San Giustino, partire da non zero, meno 10, praticamente un progetto partito da un pezzo di carta. E la squadra gioca in A3. Vi faccio, faccio i complimenti per quest'anno, perché comunque, nonostante le difficoltà, senza l'opposto titolare, sono quarti in classifica e, e c'è un bel gruppo. E, mh, è un piacere. Di aver lasciato qualcosa. E sì, ci sono ancora dentro come il socio. Mi sento con l'amministratore delegato spesso. E purtroppo non posso aiutare, mi dispiace tanto. E però, ecco, era stata una scelta mia di, sia di lavoro che di famiglia. Volevo vivere la famiglia perché noi eh, quando giochiamo, eh, specialmente non voglio dire adesso i stranieri perché ci voglio piangere, <ride> ma Ole lo sa: noi siamo lontani da casa e non, non si vive tanto la famiglia. Per noi, non è nemmeno un'abitudine. Eh, anche avere e vivere la famiglia tutti i giorni eh, non è scontato. È tanto bello. e mh, Io spero che a San Giustino possa andare a crescere ancora il progetto che c'è. E magari un giorno vedere anche il derby tra uh, la Sir e San Giustino sarebbe veramente importante e bello perché. Come quando io e Marco Cruciale eravamo giovani. <ride> è vero che sarebbe difficile perché il palazzetto non consente più di, di partecipare alla Superlega perché comunque no, la capienza è quella che è 2100 posti. però una a due si può fare secondo me e non farla più la pallavolo si sì, manca, manca proprio per la, il discorso dell'adrenalina. E l'ho visto anche adesso, ma non legato alla pallavolo. Sono andato con mio figlio, è stato dopo tanti weekend occupati, diciamo che ero sempre in giro, da giocatore a da dirigente. L'ho portato a vedere la partita di calcio. Scusate, era una trasmissione della pallavolo, però. No, sempre a livello sportivo, siamo andati a vedere la partita della Roma, tutto esaurito, con tutta quella gente dentro. Quando ho iniziato a cantare, cioè, io sentivo i brividi. È una cosa che ce l'avevo anche di domenica. Per me la domenica, ogni domenica era una battaglia, e c'era un'adrenalina a mille. Infatti ero uno di quelli che arrivava due ore prima, ma no perché me, sotto sotto, ma perché... Prepararti bene. Era una mia abitudine per diciamo, prendere un attimo la calma e poi quando entravo in campo ero fuoco. Cioè, è una cosa che sicuramente manca, però è un percorso che c'è stato. e Sono consapevole che ormai anche come si dice, i dati anagrafici, <ride> vabbè, <ride> no, come dirigente, no. sono congrui con, con la mia volontà, però è stato bello. Quello che ci ha detto Goran è particolarmente interessante. E, rigiro la domanda a Ole: invece, tu come vivi l'avvicinamento eh, della partita? Sappiamo che anche tu sei uno che arrivi parecchio prima, vero? È un po' forse, ma non due ore, certo. Adesso sicuro che no, ma un'oretta, 40 minuti prima di stare pronto, sì. Perché così si vede com'è il palazzetto, caldo-freddo, c'è un po' di gente, c'è tanto. Parli con tutti. Eh. Ah, parli, parli con, le, con i tifosi anche prima? Degli... Ma Se vedo, sì, ma anche ah. con tutti gli altri che sono in palazzetto, quello. Cioè... Sapere quanti gente ha comprato i belletti, ah. fare qualche scherzo, così qualcosa beh, beh, un Insomma, caffè. Fa faiole plutinischi, eh, anche, sì, sì, anche sì, lì. Sì, Ho eh. capito perché poi dopo, dopo, quando arriva la partita, eh. giocare basta, non puoi fare qualcosa così. Eh, prima di partita devo dormire, ecco, questo c'è un ritmo. Cioè, adesso quando. Adesso ce Che cioè, dormi Milino. di pomeriggio? Sì, sì, sì. Mm. Cioè una ora prima quando abbiamo stato solo con Anna o quando sono stato da solo due ore prima della partita questo ah. per sempre proprio adesso un po' meno perché cioè, dobbiamo tornare a casa c'è il figlio giochi un po' poi dopo lui va a dormire e poi dopo eh, fu e fu Ole, vai, ripresi, vai a mettere a se letto sei. il figlio o il figlio che mette a letto no lui a me ecco <ride> e quindi sì poi basta arrivo cioè, arrivo in palazzetto 40 minuti cioè, Ogni volta non sempre tipo preciso. 40 certo, minuti. Certo, eh. sì, dipende. Ah. Alessandro, tu ce l'hai un rito scaramantico pregare? Quale il suo, son... vai a dormire anche tu? Ora 40 minuti però no, un'ora, due ore? No, un po' di meno, però più o meno come il suo. Anch'io arrivo prima al Palazzetto, infatti, arriviamo così, sempre per vedere me. esatto. <ride> ah, perché lo vuole Parliamo vedere lui, esatto. deve parlare con me, eh, è giusto, però. Sono le stesse, le stesse. Beh, parlare con te e rilassarsi insomma, la, la vedo dura però va bene noi ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria poi arriva la terza parte quella che notoriamente è dedicata ai nostri ospiti andiamo un po' a scoprire eh, come sono in questo caso ole e alessandro non solo nel palazzetto non solo qui a perugia e quindi andiamo a vedere chi c'è per loro fra pochissimo subito dopo la pubblicità No. Non, non, inveiva, eh? non inveiva siamo ritornati in studio con Ole che faceva un gesto così ma eh, ovviamente eh, scherzavamo dicevamo siamo nella terza parte quella che è dedicata un po' più a loro andiamo a scoprire alcuni aspetti che eh, magari vedendoli nel campo anche magari quando li intervistiamo non li conosciamo non guardarmi così perché poi Marco, chi abbiamo? con chi partiamo? Partiamo con un, qualcuno che conosce bene Ole, eh, noi il nome lo, lo diciamo dopo che abbiamo visto il video, ma penso che lo riconosceranno praticamente tutti. C'è ancora video. Eh, ah. io con noi, Ormai saranno 6-7 anni che abbiamo giocato insieme a Monza, abbiamo passato due belle stagioni, abbiamo cresciuto insieme come giocatori e come delle persone. Siamo stati sempre insieme ogni giorno, quasi insomma, sono dei bei ricordi. E adesso anche se mi ha buttato fuori dai playoff li auguro in bocca al lupo per finire la stagione ai migliori mori possibili e niente Olek eh, sei un bomber continua avanti così eh, ti seguo ciao Braccio ciao Braccio che, te Braco. Braco, Braco. che significa? Fratello, fratello. ah vabbè, si sì, è simile all'inglese quasi eh Donovan Zavoronok, mancava la rassegna dei tuoi amici, ex compagni di squadra, ole Adesso, adesso non devo venire più perché non so chi potrei chiamare <ride> Tu stai tranquillo che noi troviamo, troviamo oh, Sì, è Java, mamma mia, Java è poff il... Assomigliate anche quasi, anche fisicamente un pochino, eh, con lui Forse, noi abbiamo anche qualcuno, non mi ricordo chi, ha regalato a noi due felpe tipo Fratelli, come si, non lo so Separati? No, fratelli tipo da qualcosa. Ah, frad, brothers da another mother, something like this. Qualcosa così, tipo che fratelli da diversi madri. Di diverse madri, fratelli in di Monza, In Monza, sì, abbiamo quando abbiamo stato. Ma, eh. Ciao. Prima persona che mi ha presa per la mano in, in Italia, perché ho venuto zero inglese e ovvio zero italiano, e mi ha tenuto per diciamo un anno e mezzo, più o meno così sempre vicino a se stesso, abbiamo trovato la nostra lingua ucraina, ceca, serbo, non so, tutto, tutto insieme, un mix, un po polacco, sì, proprio un mix, e, sì, cioè, abbiamo tante storie che è meglio di non raccontare a tutti gli altri, <ride> che devono rimanere fra di voi. Eh, sì, sì, perché quando ci, ci vediamo sempre, cioè, ricordiamoci a ognuno, parliamoci perché io ce l'ho tanto in telefono. Tante foto, tanti video, quindi sì. Eh. Sempre, sempre piacere di vedere, se, cioè qualcosa. Mm, più, non so, qualcosa più che sono amico. Te lo, te lo senti molto vicino. Sì, 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 perché c'è. Certo. Che cosa ti ha detto domenica sera al termine della partita? No, niente, bravo, bocca al lupo. Cioè. Adesso siamo. i Primi due, due, tre anni quando abbiamo incontrato, quando lui ha ancora giocato a Monza. È sempre una battaglia tra di noi sai che deve fare il punto mettere un ace perché siamo scocciatori quindi fare una corte, corta tipo qualcosa così seria. adesso cioè, siete cresciuti adesso, sì, siete diventati sì, più sì, grandi siete sì. quindi... ragazzi seri no ragazzi seri forse lui un po più <ride> un po più sì ma io mi sembra che no, no, no. anche a me sembra però ci ho provato Dunque, dobbiamo dire che eh, l'arrivo di Ole stasera in puntata è avvenuto in corsa, eh, sì. quindi abbiamo, eh, non abbiamo due, due interventi per te, però siamo andati a recuperare eh, qualcosa di carino che ti riguarda e in particolare abbiamo scovato una azione in allenamento che risale ai tempi di Monza, eh, particolarmente interessante, che però non abbiamo mai visto live eh, in partita. Vediamo se, se te la ricordi. Wow! Ma come non l'avrebbe visto mai? Questo si chiama <ride> Ole Non Gapetto the... <ride> 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 ah, ah, ripeti Ole, perché forse c'era la musica di sottofondo <ride> sul video. Allora, eh, ti, ha, ti ha sgridato Marco eh, perché ha detto come non l'hai visto mai perché? Ah, perché ho fatto in partito ufficiale anche con eh, con Nazionale questo è stato l'ultimo ho fatto cioè. ah, ci... cioè, ti... anche qua in Perugia ho fatto mi sembra sì, non cioè, è... è un tuo colpo insomma che usi spesso no cioè, questo Erwin Non Gappetto Lepotnitsky tutto insieme <ride> ah tutto no no questo cioè fantasia fantasia perché sì guarda palleggio malissimo qua, alzato <ride> <ride> gallo gallo è alzato quindi cioè malissimo cosa devo fare fantasia un po' fantasia serve come sempre Certo, serve la fantasia. Eh, mi permetto di, con di concludere anche quello che aveva detto Marco. Eh, era stato annunciato eh, due o tre giorni fa, insomma, come ospite eh, Roberto Russo, poi giustamente la società ha concesso due giorni no? liberi perché voi rientrerete domani mattina in allenamento e Roberto ha approfittato per tornare a casa in Sicilia, che non è proprio eh, dietro l'angolo. E quindi abbiamo scovato. Il nostro Ole Plotnitsky, che tanto l'abbiamo detto, Marco, prima o poi ci ruberà, sì, eh, ci ruberà il bestiere. Nel no nella nostra ricerca, <ride> speriamo anche un retroscena, nella nostra ricerca di un eh, contatto, di una cosa originale, sì. eh, abbiamo eh, contattato anche la mamma di Ole. Tramite eh, social, fatto ovviamente. Una richiesta d'amicizia su Facebook, un messaggio in, con il traduttore sì. eh, in lingua ucraina, per scoprire poi. <ride> eh, vedete con questa foto. Che lei domenica era al Pala Noi pensavamo di fare un collegamento dall'Ucraina, e invece, eh, lei a Perugia. Risposta molto carina: l'ha contattata eh, Marco, ha contattato la mamma di Ole. Che come si chiama Ole? Oksana. Roxana e, e lei ci ha risposto dicendo ma io so, da domenica che sono qua e quindi chiaramente eh, Ole ce l'ha a casa eh, con lei, la sorpresa però bella, tre generazioni eh, insieme quindi Ole in questi giorni anche il piacere di avere la mamma, quindi quanto tempo che non vedevi la mamma Ole? Ho un anno, lei è stata l'anno scorso st lo stesso tempo come adesso, tipo, mm. quindi sì da un anno. Che per te sembra poco, no? Perché tu sei abituato, così come diceva eh, Goran chi per tanto tempo insomma, gioca fuori, va fuori. Mi ha risposto come se un anno fosse poco in una situazione normale. Un anno, anche se sei grandino, non vedere la mamma, sembrerebbe tanto tempo invece. Bah, sì, ma mi sembra che è un po' abituato perché ha 12 anni che ha lasciato la casa, quindi cioè, questo è normale, lei anche. Cioè, lei vuole più, certo, ma c'è le sue cose in Ucraina, quindi io devo stare qua adesso, non, non che posso tornare in Ucraina anche, quindi... Buono che possiamo rivedere una, una volta all'anno, almeno così, cioè, anche possiamo rivedere un po' di più, ma sono viaggi un po' lunghi, anche lunghi. Per, per lei è un po' difficile, quindi adesso si sta qua per, non so, due, due settimane, qualcosa forse... In... E si gode un po' anche lì, come si chiama il tuo bambino? So. Ah, fu, si sì, sì. Eh, non, non, ci Però... non ci provo, <ride> non ci provo e così può godersi anche il nipotino, sì, no? Sì sì, 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 questo certo, adesso è un po' più, cioè abbiamo tempo noi, eh, certo. con, con moglie mia, quindi ci lasciamo un bambino e facciamo, non so. Siamo più invece... o a dormire un'ora. Oh. <ride> eh, approfittate della nonna, no? <ride> è vero. Bene, e invece per Alessandro abbiamo avuto più tempo per, per organizzarci e invece qui un paio di, di situazioni interessanti eh, le abbiamo scovate. La prima che ti proponiamo è questa. Oh. Help, te, giuro. Alessandro, proprio io sì, proprio io ti mando questo messaggio eh, sono veramente molto felice di farlo. Innanzitutto ti voglio fare i miei più grandi complimenti, non solo a te ma a tutti i, ai, i tuoi compagni di squadra per la stagione che state disputando. Io ovviamente vi seguo e vi tifo. Costantemente. Eh, poi volevo cogliere l'occasione per raccontare giusto un paio di aneddoti che sono accaduti nel nostro biennio trascorso insieme ad Ortona. Eh, ce ne sarebbero un migliaio, di questo migliaio, 900 vedono te al centro degli nostri scherzi come vittima sacrificale. Però diciamo, faccio il bravo e mi limito a raccontare un aneddoto, la mia prima impressione, la prima impressione che hai visto di te. Quindi ritorniamo al primo giorno mio ad Ortona, quando io arrivo a 29 anni, alla mia prima stagione di Serie A, ero carico, ma al contempo anche molto titubante perché non sapevo se sarei stato all'altezza della situazione. E tu fosti il primo a venire da me, a salutarmi, a presentarti, scambiamo le nostre prime parole, passammo tutto l'intero allenamento uno al fianco all'altro e da lì iniziamo a distarare quella che sarebbe diventata alla fine una vera e propria amicizia. Ora sono 3-4 anni che non giochiamo più insieme, ma la nostra amicizia rimane più forte che mai, ci sentiamo periodicamente. E le nostre ragazze ha ancora più di noi Quindi ti mando un fortissimo abbraccio E ti aspetto quest'estate per le vacanze nella mia buia Poi ti prometto che vengo a trovarti pure io ad Ortona Con tuo padre ho già parlato Io andrò a dormire nel tuo letto E tu giù sul divano Ciao Tosca, un saluto lui è Dario Carelli, ex opposto di Ortona e direi che ti conosce molto Tra bene. Tra l'altro è, è abbastanza incredibile perché lui, io e lui ci portiamo quasi dieci anni e lui è arrivato in A2 abbastanza tardi. E Beh, l'ha detto è, a 29 anni, 29, no? 29, quasi 30, e doveva fare il secondo posto. Io invece ho iniziato da piccolo a giocare in A2 a 16 anni e quindi ero quasi al quinto, al sesto, insomma ero avanti. E alla fine lui doveva, doveva essere il secondo posto, ha giocato tutte le partite perché il primo posto era straniero molto forte, ma faceva sempre le prime due o tre partite e poi non riusciva a giocare perché aveva problemi alla schiena. Lui le ha giocate tutte, le ha giocate tutte bene e in due anni dovevamo sempre essere una squadra a fare più o meno metà stare per metà classifica e invece siamo stati sempre primi, secondi per quasi tutto l'anno e poi abbiamo finito. Un anno col Covid abbiamo finito terzi e l'anno dopo, quarto o quinti, siamo rientrati ai play-off. E lui ha giocato tutte le partite benissimo. Quindi, poi è nata l'amicizia, vabbè, pure le nostre ragazze. Un ragazzo fantastico. E sono rimasto veramente molto amico. Veramente molto amico. Volevo portare a Perugia vedete. <ride> ah, si piace, ma opposti sono. Eh, <ride> ce l'abbiamo già, c'è già. Beh. Eh, Credo che ormai poi lui, quanti anni abbia adesso, gioca ancora a pallavolo? Sì, si sì, gioca a gioia del colle. Sì. Mm. Quindi. Quindi. Però non sono finite le sorprese eh, per te Alessandro, abbiamo eh, un altro video, come vedete insomma dietro Golden 7 c'è un lungo lavoro che non, non comincia e non finisce alle 21.30 del, del martedì. Vediamo chi c'è ancora per te. Ciao Toscanello, in bocca al lupo a te e ai tuoi compagni per questo finale di stagione e sono strafelice di vederti giocare in uno dei club più importanti al mondo e con i giocatori più forti al mondo. Forza! E lui è Paolo Nicolai, il mitico argento olimpico di Rio 2016, ortonese, e in una, anche in una intervista piuttosto recente hai ricordato che da ortonese non posso che avere il mio esempio in Paolo Nicolai. Eh, effettivamente non credo abbia bisogno di presentazioni e ho avuto, ho avuto la fortuna di averlo come allenatore alle giovanili e, perché lui è stato, aveva un periodo di riposo, di recupero e quindi è stato per 4, 5, 6 mesi, è stato il mio allenatore e veramente l'ho incontrato anche quest'estate prima di, di partire per venire qui a Perugia e mi ha fatto in bocca al lupo ed è una persona fantastica. E, Diciamo che è anche il mio idolo, insomma, perché comunque vederlo, come gioca, come si allena, come si comporta. Ce ne sono pochi di giocatori così proprio a livello personale, quindi ha fatto veramente piacere. se chiedi. organizzare una partita? Ole, che è che è... A beach volle, no? Che è a beach Volley, Ole? Quando prima della Perugia giocavo. È vero? Adesso non ci hai provato. C'è tempo tempo, non c'è tempo. Adesso vediamo quest'estate, quest'estate non sono così tanto impegnativo, quindi forse forse sì. Forse qualcosina tipo Perugia Open eh, posso vincere, non so. Ah, ci, ci... Campione di Perugia. Voi mettete di beach volley mai più senza, no? <ride> Ti consiglio il Rocca Beach, una manifestazione eh. che si svolge quest'estate a sì. Umbertide, sì. sotto la rocca di Umbertide. È vero che anche lì eh, Marco Cruciani fa... No, no, è vero, è bella, eh? negli ultimi sì, anni eh. specialmente è cresciuta, eh, è cresciuta è parecchio. Ci risentiamo per il Rocca Beach. Ti do i contatti. <ride> abbiamo qualcos'altro eh, perché ci piaceva anche raccontare qualcosa di, di Goran Maric e facendo un po' di ricerca abbiamo recuperato un, un video che ci racconta qualcosa di, di particolare della tua carriera, un momento eh, felice, la finale dei playoff <coughs> di Serie 2 del 2011-2012. Vediamo queste immagini eh, che immagino, consentiteci il gioco di parole, ricordino un momento bello, importante della, della, tua, carri della tua carriera. In quel siamo tornati, Goran, c'era anche il, il tuo sigillo, tra l'altro una stagione che incrociò anche il percorso della Sir, la Sir vinse eh, il campionato, fu promossa direttamente voi ai playoff eh, in quel, quel 2011-2012 a Castellana Grotte. Sì, è stata una stagione personalmente un po' faticosa, nel senso che avevo fatto l'intervento all'inizio della stagione per l'ernia del disco e ci siamo riusciti a vincere il campionato e una squadra che ha sofferto tutto l'anno, nonostante solo le 5 sconfitte, siamo arrivati secondi e Perugia ne aveva 6 o 7, adesso non me ne ricordo di preciso. Vinto entrambe le sfide i derby con... però comunque Perugia è stata più continua, diciamo, durante l'anno e da noi c'era quel fattore che purtroppo la maggior parte dei ragazzi sentiva di quella pressione perché comunque erano uno squadrone pesi diversi soldi insomma, per tornare subito eh, con diversi campioni, Rodriguez, Mirushev, insomma, in A2. Era un eh, lusso! Era un lusso avere due sestetti così forti. E, però è stata una Nato dove ho conosciuto delle bellissime persone, perché la pallavolo non è solo quella, pallavolo giocata, certo. e comunque mi devo sposare anche l'anno successivo, e però è stata una stagione che mi ha dato tanto per uh, la stagione che feci a San Giustino, no? con i record dei playoff, eccetera, eccetera. E, um, sono dei ricordi meravigliosi, cioè con dei ragazzi, degli atleti che hanno saputo soffrire alla fine, portare sia la coppa che la promozione insomma, per la società. Quel 23 maggio 2012, 8 punti un ace e il 77% in ricezione. Esatto, tra l'altro, ero in panchina perché ero finita la benzina. <ride> esatto, una serie. Ma diciamo che noi abbiamo fatto la finale prima della finale, con segate 5 gare, quasi tutte 5 set, cioè Viaggi, Milano, una cosa impressionante, senza fine, e poi che dovevi, come dicevo, studiare ogni volta sempre la stessa squadra. E poteva finire anche prima però si vede che non eravamo pronti abbiamo dovuto soffrire un po di più però comunque l'esito era positivo eh, Lorenzo Belluca, per te il video non ce l'abbiamo no, io così allora. <ride> abbiamo... però ci lavoreremo ci sì, lavoreremo no, per la prossima non volta vengo, che... allora. <ride> no ovviamente stiamo, eh, stiamo scherzando ma siamo Soprattutto anche se non sembra in chiusura perché l'orologio ci dice questo, però Marco io direi di, anche se ringraziando Dio, la SIR sarà a riposo questo fine settimana, a riposo dalle gare, non credo dagli allenamenti, non lo so. Già due giorni sono stati troppo di riposo, domani si torna. Eh, diamo uno sguardo a quali saranno le. Le gare di questo prossimo fine settimana? Sì, torniamo a vedere la grata. In realtà noi vi diciamo che le gare 4 si giocano domenica prossima 24 marzo alle 18 Mint, Verovolle e Monza, Cucine e Lube Civitanova e alle 20.30 Allianz Milano Gas Sales, Blue Energy Piacenza. Prima di chiudere c'è arrivato un messaggio in diretta da parte dei tifosi che ci chiedono di ricordare per gara 1 delle semifinali il consueto slogan Total White. Coloriamo di bianco il Palabarton per dare davvero un colpo d'occhio straordinario in occasione di gara 1 delle semifinali dei playoff Scudetto. E comunque avremo anche tempo di ricordare questo messaggio dei nostri affezionati tifosi perché... Anche se la SIR non sarà in campo il prossimo fine settimana. Però noi saremo puntuali qui con Golden Set, sempre con eh, loro ospiti. No, non, non tornerai tu, eh. Cioè con ospiti comunque eh, i ragazzi della SIR, perché si parlerà appunto di questa importantissima vigilia di gara 1 eh, delle semifinali eh, che dovrebbero eh, giocarsi il 31 marzo. Vediamo poi qualche rumors dice che forse ci sarà sarà un anticipo al 30, avremo tempo anche questo eh, di dirlo, vero Marco? Perché sì, comunque noi torneremo puntuali martedì. Eh, adesso però, prima di salutare io gli ospiti, vi ricordo che dovete rimanere con noi perché subito la, la sigla andrà in onda la maxi sintesi della gara che si è tenuta domenica scorsa al PalaBarton, gara 3 dei quarti di finale fra Sirsus Avim Perugia e Rada Verona e adesso riprendo fiato e salutiamo eh, i nostri ospiti, felicissimi di averli avuti qui con noi noi, il libero della Sir Susa Vim Perugia Alessandro Toscani, grazie Alessandro per essere stato con noi e lo schiacciatore della Sir Susa Vim Perugia, Ole Plotnitsky sempre graditissimo ospite qui a Golden Set. Ed è stato un piacere naturalmente parlare di volley con Lorenzo Pelucca voi. Goran Maric. Grazie a voi. Grazie ancora, l'appuntamento quindi con, con Golden Set sempre martedì prossimo alle 21.30. Buonanotte a tutti. Buonanotte.